Il direttore del carcere di Augusta, Antonio Gelardi, possiamo definirlo come un anticipatore riguardo alla possibilità che i detenuti abbiano un approccio con il mondo esterno. Un approccio da un punto di vista proprio dei contatti umani, come persone attive che possono fare teatro, che possono fare musica. E allora ad Augusta, sabato, giorno 13 settembre, nell'area della Torre Bugnata del Castello Svevo, che una volta era carcere, fino al 1978 era un reclusorio penale, teatro anche in quel periodo, di scene drammatiche, tanto è vero che nottetempo venne, lo ricordiamo come memoria storica, il generale della Chiesa per far evacuare tutti i detenuti. Ecco, domani, appunto venerdì, sabato, chiedo scusa, 13 settembre, i detenuti canteranno. Hanno costituito una band, la Brugoli Swing. Mio direi adesso a questo punto ho anche dimenticato la denominazione un po' lunga. Comunque c'è l'augustana Maria Grazia Marello che dirige questi detenuti. Sì. E allora l'iniziativa è il contenuto di una rievocazione storica. Mi hanno raccontato che un tempo la banda cittadina, in occasione della festa patronale, andava a suonare per i detenuti in questo stesso cortile. I detenuti assistevano da dietro le sbarre, perché erano tempi diversi, e adesso in questo stesso cortile andranno i detenuti liberi, perché c'è stata questa evoluzione. Ci sono tanti guasti ancora nel mondo carcerario, però ci sono anche tante positività. Andranno liberi e riceveranno la cittadinanza e renderanno omaggio con dei brani musicali. E questa attività però è la conclusione di un'altra che si è svolta attraverso parecchi giorni, che è di pubblica utilità, perché è stata necessaria la ripulitura del sito, che non è in uso, quindi ovviamente insomma non era in condizione di per sé da ospitare un evento. Allora 5 detenuti sono usciti per una settimana, hanno lavorato alacremente per sistemare il sito, e questa attività, che è stata condotta non dalla solo la casa di reclusione, ma dalla Commissione Comunale Storia Patria, dall'Inner Wheel, dall'Area Ambiente, dalla Guardia Costiera Ausiliaria, dall'Associazione IAN, dal Buon Samaritano, quindi da un network di associazioni ed organizzazioni. È stato bello anche questo mettere insieme energie che poi ci sono e che probabilmente hanno solo bisogno di un là, e mettere insieme queste energie per rendere il sito agibile ed ospitale per ospitare la città. Quindi una sinergia di volontariato. Nello stesso tempo è anche un modo non solo per fare partecipi detenuti di questa realtà esterna, ma anche per poter usufruire, in buona sostanza, anche se per poco, quell'area del Castello Svevo che viene aperta, diciamo, ogni tanto, no? Una volta tanto, e non una volta soltanto, ma una volta tanto. Sì. Noi ci auguriamo che questa iniziativa possa servire a dimostrare che si può fare con le autorizzazioni, con gli accorgimenti, ecco, con una lotta necessaria, però questa è un'area della città che può diventare sede di eventi culturali, ripeto, con le dovute cautele e compiendo i necessari passi autorizzativi. Però è un'area molto bella. Dietro di essa c'è un mondo magico, che è quello del vecchio Castello Svevo, e speriamo che si creino in futuro
le condizioni perché questo mondo magico possa essere riaperto alla cittadinanza. Questo è l'augurio che tutti noi quanti ci facciamo qui ad Augusta. Il direttore ha ricordato prima la tradizione della banda musicale che andava nel Castello Svevo, appunto durante la festa patronale. Mi permetta, direttore generale, di ricordare che questo è stato affrontato in un capitolo che riguardava proprio il penitenziario, scritto da Don Antonio Giardina di venerata memoria nel libro Augusto Uomini e Cose del 1974. E a questo proposito, però, la domanda adesso che si porranno gli ascoltatori: ma possono entrare liberamente i cittadini o ci vuole l'invito? Non ci vuole l'invito, è appunto un omaggio alla cittadinanza e quindi è aperto alla cittadinanza. Alle ore 19, mi pare, sabato 13 settembre. Alle ore 19 è consigliabile essere puntuali, se possibile anticipare.